Io non drammatizzerei, ovviamente se diciamo di essere contenti saremo degli sciocchi, è una ferita che brucia forte e che sicuramente però, come si dice, bisogna fare di necessità virtù. Il popolo ha deciso di cambiare, ha cambiato, ha scelto Cozzolino e Cozzolino è il sindaco della città. Va riconosciuto questo merito e vogliamo fare gli auguri di buon lavoro a Cozzolino con la sua giunta e con la sua maggioranza. Noi siamo convinti che noi creeremo dall'opposizione tutte le condizioni per lavorare nell'interesse della nostra città, lavoreremo per Civitavecchia, proporremo delle delibere di nostra iniziativa su cui chiameremo al confronto la maggioranza e l'altra parte dell'opposizione e poi siamo convinti comunque di portare, di essere portatori con la nostra esperienza e con le nostre esperienze. Diciamo una quantità di delibere, di azioni propositive e programmatiche che faranno crescere la città di Civecchia, nella misura in cui queste verranno prese in considerazione. Diversamente continueremo a fare un'opposizione che non sarà né islamica né fondamentalista, sarà un'opposizione costruttiva, duratura. Noi ci auguriamo che questo sindaco duri 5 anni, non prenderemo le firme per mandare a casa nessuno proditoriamente come è stato fatto nei nostri confronti. Però io credo che oggi, mi pare il bello della democrazia è questo, oggi finisce una fase, purtroppo però dobbiamo dire che le esigenze di Civecchia sono tante, la complessità di Civecchia è enorme, è un comune difficile, 32 milioni di debiti hanno la lunga coda e quindi oggi chi ha vinto sarà in condizione di dover governare. Bene, altre questioni che lei pensa si dovranno affrontare nel prossimo Consiglio Comunale? Intanto quanti siete quelli che entrerete a questo punto in Consiglio Comunale? Oltre a lei, quali saranno le figure che rappresenteranno la sua coalizione dalla opposizione? Beh, c'è Marco Piendibene, Rita Stella e Mirko Mecozzi che saranno i nostri quattro, che saranno la maggioranza dell'opposizione. Poi c'è l'opposizione della Lista Grasso, c'è l'opposizione di Forza Italia. Quindi io credo che questa opposizione sarà, se troverà le ragioni di essere unita, ma non nell'opposizione, ripeto, stizzita e oziosa, in un'opposizione costruttiva. Io credo che abbiamo esperienze e capacità per portare avanti veramente una bella opposizione che porterà risultati positivi alla città di Civitavecchia.